cade un pezzo di cornicione da un edificio in corso Matteotti, paura per i clienti del Pino Bar. L'area è stata transennata e il comune di Fano ha emesso una diffida nei confronti del proprietario che dovrà ripristinare le condizioni di sicurezza in tempi rapidi. La Guardia di Finanza di Pesaro Urbino festeggia l'anniversario di Fondazione Stila. Il bilancio delle attività, scoperti 28 evasori totali e 19 furbetti del reddito di cittadinanza. Zero decessi nelle Marche per coronavirus, calano i ricoveri e rimane basso anche il numero dei nuovi positivi, solo 15 in 24 ore. Asfalto, marciapiedi, autovelox e attraversamenti pedonali rialzati e illuminati. I residenti di via Flaminia chiedono la messa in sicurezza di questo tratto di strada pericolosa per i pedoni e i ciclisti. Si aggiunge anche la festa della Cresciamatta al calendario degli eventi estivi. Dal 23 al 25 luglio torna ai Tre Ponti di Fano l'evento più longevo della città. Niente ballo in pista e cena servita ai tavoli, ma con musica d'ascolto e la conferma dell'Oca in Porchetta. Passaggi Festival oggi è la serata di Roberto Vecchioni, domani il premio Fuori Passaggi a Cesare Cremonini. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Paura ieri sera nel centro storico di Fano per un cornicione pericolante nell'edificio che ospita anche il Pino Bar. Fino a che non verrà messa in sicurezza la struttura, che è di proprietà privata, si potrà accedere nel locale soltanto dal gazebo, mentre il negozio a fianco, quello di erboristeria, sarà costretto a rimanere chiuso. Per pura fortuna non ha colpito nessuno, perché lì di solito ci sono i miei clienti a sedere che si erano alzati 30 secondi prima. Ore 19:30, un calcinaccio si stacca da questo edificio e cade a terra. Nessuno è rimasto ferito, come ha raccontato la co-titolare del Pino Bar Stefania Piscopo, ma tanto è bastato per far scattare la chiamata ai vigili del fuoco. I pompieri intervenuti con due mezzi in corso Matteotti a Fano hanno constatato la pericolosità del cornicione, che rischiava di staccarsi finendo proprio davanti al locale. Da lì la telefonata anche al comune di Fano e alle forze dell'ordine. Un posto centrale a Fano, vicino fra l'altro a degli locali molto conosciuti e molto frequentati, e quindi siamo intervenuti subito come Protezione Civile, come Comune di Fano, per transennare questo edificio. I prossimi giorni la proprietaria, il proprietario dell'immobile farà dei lavori di messa in sicurezza per poi arrivare a un intervento che risolva e renda tutti più tranquilli affinché non succeda nulla come invece stasera è successo. Non è stata necessaria l'evacuazione, ma il dirigente degli uffici pubblici, Adriano Giangolini, oggi ha firmato sia un'ordinanza che impone il divieto di transito e di occupazione di suolo pubblico, sia una diffida dirigenziale ad adempiere nei confronti del proprietario dell'immobile, che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza entro tempi rapidi. Già questa mattina c'è stato un primo sopralluogo dei tecnici. Per precauzione l'intervento è stato tempestivo, opportuno, quindi grazie a chi ha segnalato l'evento, grazie ai vigili del fuoco, alla protezione civile e soprattutto ci possiamo dire fortunati, perché non è successo niente e dunque nessuno si è fatto male. Intanto, fino a che non verranno eseguiti i lavori al Pino Bar, rimarranno chiusi i due ingressi principali. Finalmente col Covid riuscivamo a lavorare, adesso vabbè, speriamo che si tratti di pochi giorni. Qui chi si ferma è perduto, già si è stati fermi anche troppo tempo per quanto mi riguarda, per cui non possiamo assolutamente perdere tempo, insomma. Pur di mantenere aperto il locale è stato predisposto un percorso alternativo. Per fortuna abbiamo un gazebo di fianco, per cui abbiamo un'altra entrata, se no come è successo al negozio di fianco, l'erboristeria, deve stare chiuso perché quella è l'unica entrata. Oggi la Guardia di Finanza ha celebrato il 247° anniversario di fondazione nel Comando Provinciale di Pesaro. È stato fatto anche un bilancio delle attività svolte dalle Fiamme Gialle. Dalla sicurezza in tempi di pandemia alla lotta all'evasione fiscale fino al contrasto degli illeciti nel settore della spesa pubblica.
È un impegno a tutto campo, quello profuso dalla Guardia di Finanza, che oggi, nella sede del Comando Provinciale, ha celebrato il 247° anniversario della fondazione del Corpo, alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi. La cerimonia, che si è svolta in forma ridotta, è stata l'occasione per fare un bilancio dei risultati conseguiti lo scorso anno. Più di 2.000 sono stati infatti i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid, 114 gli interventi ispettivi e quasi 300 le indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata. Inoltre, grazie all'incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sono stati scoperti 28 evasori totali che hanno omesso di dichiarare al fisco una base imponibile di circa 30 milioni di euro. 130 invece sono state le indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 72 persone. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di 4,4 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria ammontano a 13 milioni e 600 mila euro. Significativi anche gli interventi svolti nel settore della spesa pubblica, che si sono conclusi con la denuncia di 20 soggetti. In particolare, nell'ambito dello sperpero di denaro pubblico, sono stati denunciati alla Corte dei Conti 8 persone, individuando circa 5 milioni di danno erariale. Le fiamme gialle hanno posto attenzione anche al reddito di cittadinanza. Scoperti 19 furbetti, oltre 151.000 euro percepiti indebitamente e circa 25.000 euro di contributi richiesti ma non ancora riscossi. Infine, sono state 77 le denunce per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione. Il servizio era di Filippo Pucci. Nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi legati al coronavirus nelle Marche. Rimane basso anche il numero dei nuovi positivi, sono 15 i casi riscontrati in 24 ore. Invece negli ospedali i ricoveri per Covid sono in leggero calo, meno 4 rispetto a ieri. Scende il numero dei pazienti sia in terapia intensiva che in quella semi-intensiva. E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni che ci portano in via Flaminia a Fano, dove i residenti chiedono da tempo la messa in sicurezza di un tratto di strada, in particolare ritenuto pericoloso per i pedoni e i ciclisti. Via Flaminia è diventata una strada ad alta velocità, auto, moto e camion, facilitati dall'ampia carreggiata e dall'apparente regolarità del tracciato, sfrecciano durante tutto il giorno ma anche di notte. Inizia così la lettera che i residenti hanno inviato al comune di Fano per chiedere la messa in sicurezza del tratto che va dal civico numero 1 alla rotatoria della caserma di Vigili del Fuoco. È una strada di quartiere, si legge ancora, e non una pista. Infatti attraversa una zona cittadina con abitazioni ed è pericolosa per i pedoni, i ciclisti e gli stessi automobilisti. Vediamo che non esistono marciapiedi, non c'è una pista ciclabile. C'è un libero parcheggio delle auto, per cui si è costretti a camminare per strada. Persone, mamme con carrozzini, disabili con carrozzelle. E quindi è un continuo rischio per queste persone. Tra l'altro poi ci sono degli esercizi commerciali giusto di fronte da quella parte, quindi negozi di frutta, verdura, pane, pasta, ferramenta. Insomma, c'è una situazione dove effettivamente le persone sono costrette ad attraversare. Quindi attraversare la strada vuol dire rischiare la vita. Infatti, prosegue Roberto, non ci sono né dissuasori di velocità, né controlli e neppure autovelox. Lo scorso anno i residenti avevano organizzato una petizione elencando al comune tutte le richieste. Allora, noi abbiamo fatto una raccolta di firme, sono circa una 40-50 firme. Sì, dei residenti praticamente, di famiglie poi tra l'altro. Ho inoltrato una PEC al comune nell'ottobre del 2020. Dall'ottobre del 2020 ho avuto la conferma della rescissione, perché con la PEC si ha la conferma della posta elettronica certificata, e da allora silenzio assoluto. Ma i problemi in via Flaminia sono anche altri, tra questi l'asfalto, la strada è piena di buche e avvallamenti. Quando piove, tra l'altro, Sì, fanno delle pozzanghere sulla strada, e siccome siamo costretti a camminare per strada è uno schizzo continuo da tutte le parti, alle persone, a tutti quanti. E un'altra cosa importante è che non ci sono divieti di sosta lungo questo tratto di strada.
E l'altro punto essenziale ancora è che non c'è un solo attraversamento pedonale. Dopo questo qui, davanti all'ex Barba di Oli, che ormai è chiuso e che è completamente cancellato a terra, la segnaletica non esiste, non ci sono attraversamenti pedonali, quindi non c'è segnaletica orizzontale, non c'è segnaletica verticale, non esiste niente di niente. È un completo abbandono e disinteresse totale. E le guardie zoofile dell'OIPA di Ancona hanno tratto in salvo un cane di 14 anni confinato in un recinto di barili di metallo e senza alcun riparo. È successo all'esterno di una casa di Serra San Quirico. Uai, così è stato chiamato dalle guardie, ora è al sicuro, curato e accudito in una clinica veterinaria a carico dell'OIPA e non appena sarà possibile, dopo tutti gli accertamenti del caso e una visita cardiologica, sarà ospitato in un rifugio in attesa di trovare un'adozione che gli consenta di trascorrere gli ultimi anni della sua vita serenamente, accudito e circondato d'amore. Chi volesse adottarlo, ma solo nelle Marche, può contattare questo numero di telefono e lasciare un messaggio oppure scrivere una mail. Riparte dalla Biblioteca Comunale Bernardino Genga il progetto Mondolfo Galleria Senza Soffitto. L'associazione Pro Arte ha regalato un nuovo volto alla facciata della struttura con un murale. Il servizio di Letizia Marchionni. Libri che sembrano appoggiati ad uno scaffale e che vengono innaffiati da un bambino con parole, numeri e colori. Una biblioteca, quella comunale Bernardino Genga, situata in Corso della Libertà a Mondolfo, che letteralmente trasuda cultura e lo fa grazie al suggestivo murales ideato dall'associazione PAM Pro Arte Mondolfo, guidata da Filippo Sorcinelli. Il murales è stato realizzato dall'artista Jody Boschetti, che con i suoi lavori intende caricare i suoi messaggi di positività e speranza appoggiandosi alla visione del mondo che hanno i bambini. Un'opera rientrante in Mondolfo Galleria Senza Soffitto, un progetto nato lo scorso anno in piena emergenza pandemica che riparte regalando come primo lavoro dell'edizione 2021 un nuovo volto alla biblioteca. Una scelta non casuale, ha spiegato Filippo Sorcinelli. Riteniamo che la cultura sia il veicolo principale, specialmente in questo periodo, per ripartire. Senza la cultura un territorio non riparte. Senza la biblioteca, cioè il fulcro centrale dello studio, della lettura, della ricerca, una società non può dirsi libera, coerente e vera. Perciò si riparte dalla cultura, si riparte proprio da questo edificio. Grazie al lavoro dell'assessorato alla cultura e del consigliere con delega Enrico Sora, il comune di Mondolfo ha beneficiato di contributi statali che, oltre ad aver reso possibile la collaborazione con PAM, associazione che ha ideato il murales, ha permesso di realizzare con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Fermi di Mondolfo incontri e laboratori sulla street art per collegarsi anche alla nuova opera. Soffitto. All'interno della biblioteca, oltre alla parte estetica, diciamo alla facciata, sono state allestite delle nuove aree per rendere ancora più fruibile la biblioteca stessa. E un ringraziamento particolare come amministrazione comunale lo facciamo all'Associazione Pro Arte Mondolfo e a Filippo Sorcinelli, che con il suo progetto sta rendendo sempre più bello e affascinante il nostro borgo. E ad ormai 100 giorni dall'inaugurazione di Expo 2020 Dubai entra nel vivo il percorso di avvicinamento delle Marche e delle altre regioni partecipanti all'esposizione universale, primo grande evento globale dopo la pandemia. Noi ci saremo, ha sottolineato il vicepresidente Mirko Carloni. La nostra partecipazione sarà incentrata sui temi del cibo, agricoltura e mezzi di sussistenza. Durante la settimana dal 20 al 26 febbraio 2022 una delegazione istituzionale accompagnerà le nostre imprese e le università per valorizzare progetti innovativi ma anche per favorire nuove opportunità commerciali. Saremo presenti, ha concluso Carloni, in quasi tutte le settimane tematiche, avendo ricevuto manifestazioni di interesse sui diversi aspetti legati alla biodiversità, ai trasporti, alla salute e alle sfide sociali. E adesso parliamo di eventi, perché oggi il presidente della cooperativa Tre Ponti, Gino Bartolucci, ha annunciato il ritorno della festa della Crescia Amata. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, l'evento più longevo della città è stato confermato dal 23 al 25 luglio. Presidente, novità quasi dell'ultima ora, è confermata la festa della Crescia Amata. Esattamente sì, ieri sera abbiamo fatto una riunione con il mio staff,
Mi aspettavo un rischio, invece questo rischio non c'è stato perché ho avuto tanta partecipazione, la volontà di riprendere. Eravamo arrivati a 38 nel 2019, poi il 2020 purtroppo Covid è saltata la festa, capisci, dopo 38 anni dove non avevamo sgarrato niente, purtroppo l'anno scorso. E quest'anno torneremo con la 39esima edizione della Crescia Matta, sperando di coinvolgere altre associazioni, perché la paura è quella di dire ripartiamo, bisogna ripartire. E chi meglio di Treponti con, purtroppo, o volento, bello, la festa più vecchia della città, perché siamo arrivati a 39esima edizione, 39 anni, sono tanti. Quali sono le date scelte e come si svolgerà l'evento? Naturalmente è logico che sarà una festa diversa perché la nostra festa era il ballo, le belle orchestre, forse le più belle che giravano nella città, l'Oca in Porchetta, l'ultima novità degli ultimi due anni, che naturalmente è dove l'Oca è andata a ruba, anche quest'anno ci sarà l'Oca in Porchetta, però cambierà totalmente, non vedremo più le lunghe file agli stand o alle casse dove la gente sarà seduta, servita al tavolo con dei menù con oca o con crescia matta, piadina o vario, naturalmente tutti seduti, tutti serviti, non vedremo la solita mucchiata di gente in piedi, ma noi abbiamo gli spazi, fortunatamente con il nostro tecnico Donatello Rossini che ci segue un po', abbiamo visto che la fattibilità c'è, l'unico problema è la musica, che capiremo anche nei giorni prossimi cosa succederà, perché si parla di aperture discoteche. Si potrà ballare nelle feste aperte? Io non lo so. Mi auguro che da qui a un mese, perché naturalmente i tempi tecnici per organizzativi ci sono, inutile dire, perciò partiamo, la novità è parte 23, 24, 25 luglio a Treponti, torna la Crescia Matta. E adesso apriamo la pagina dedicata a Passaggi Festival. Ieri sera dal palco centrale Marisa Laurito ha presentato il libro intitolato Una vita scapricciata. L'ha intervistata per noi Davide Cecchini. Ho perduto mia madre e per me è stato un dolore terribile. Ero a casa con un mio amico, ero disperata perché non solo avevo avuto quel dolore tremendo, ma non avevo soldi, non avevo un lavoro, insomma diciamo che è un periodo orribile della mia vita, come spesso capita. Siamo in compagnia di Marisa Laurito, benvenuta ai nostri microfoni. Sì. Ecco, una vita scapricciata, sì. un libro pieno di tanti aneddoti, un libro pieno anche di tanta gavetta, perché sì, è quella che forma i grandi artisti. Sì, è vero. Io la consiglio a tutti la gavetta, non perché bisogna soffrire per forza, perché nella gavetta un po' si soffre, bisogna dirlo. Non per quello, ma perché la gavetta è un passaggio necessario per fortificarsi, per imparare. Tutti quanti noi per affrontare un mestiere importante dobbiamo imparare per forza a fare questo mestiere e purtroppo non si impara in un giorno o due, si impara con molta calma, frequentando persone che ne sanno più di te e io per esempio oggi ancora sto imparando perché non si finisce mai di imparare. Ecco, a proposito di incontrare personaggi importanti nella sua carriera, ecco, mi verrebbe da dire Edoardo De Filippo, ma anche sì, lo stesso Renzo Arbore, sì, così delle immagini, dei flash, avendo questi nomi sicuramente saranno tanti momenti vissuti insieme, però dei ricordi flash belli passati con grandi personaggi dello spettacolo, del teatro. Beh, con Edoardo è stata la vera gavetta, la disciplina, non potevo avere un modo migliore per iniziare questo mestiere perché mi ha insegnato veramente tutto con un esempio pazzesco. Con Renzo dalla disciplina sono passata all'indisciplina, cioè completamente all'altra parte, però una creatività anche quella disciplinata nel senso professionale, perché mi ha aperto la mente all'improvvisazione. Io andavo a copione, invece con lui ho finalmente potuto improvvisare e sono diventata anche un po' autrice, quindi questo libro lo devo anche a Renzo che mi ha spinta a inventare. Ecco, grazie Marisa Laurito e viva questa vita scapricciata che viva, ancora continuerà. Io l'auguro a tutti una bella vita scapricciata. Cercavamo altro, cercavamo di inventare altro. Oggi ci sono delle trasmissioni che hanno 14, 15 edizioni, cioè è troppo, magari bisognerebbe anche mettere un po' in moto il cervello, no?
E questa sera alle ore 21 verrà consegnato il premio Passaggi a Roberto Vecchioni. Il noto cantautore presenterà Lezioni di volo e di atterraggio, edito da Einaudi, e converserà con la giornalista Simonetta Fiori. Al termine è prevista la cerimonia di premiazione. Domani invece verrà consegnato il premio Fuori Passaggi a Cesare Cremonini. L'appuntamento sarà alle ore 21 al Pincio di Fano. E noi invece sul canale 17 di Fano TV tra poco trasmetteremo un video storico dedicato all'Anfiteatro Romano di Fano. Buona serata a tutti voi, arrivederci a domani.